lidi balneari come nuove rotte per i migranti, bagnanti che si improvvisano soccorritori. Presque 1500 euro. Buonasera a tutti e benvenuti all'ultimo incontro di Orizzonte Europa, questo ciclo di conferenze che abbiamo dedicato alle tematiche europee per sensibilizzare, diciamo, l'opinione pubblica su quelli che sono i temi che per ora stanno a cuore a molti cittadini e che poi troveranno espressione nel voto del 25 maggio prossimo. L'ultimo appuntamento è dedicato al fenomeno, chiamiamolo così, della migrazione. Il titolo dato alla conferenza è Europa porta del Mediterraneo, perché in realtà vuole essere sia una provocazione che una speranza. Una provocazione perché in realtà dovrebbe essere il Mediterraneo la frontiera, la porta che poi introduce all'Europa. In questo caso l'Europa è una porta, ma è una porta chiusa, possiamo definirla una porta chiusa, perché il fenomeno dei migranti oramai è una bomba che non è più in fase, sta per esplodere, ma oramai è esplosa del tutto. E le cronache che ci arrivano quotidianamente dai media dicono che il fenomeno si è esteso a tutta l'isola della Sicilia, coinvolgendo non solo quelli che erano i luoghi classici, l'isola di Lampedusa tra tutte, la prima, ma oramai il fenomeno si è esteso anche alla fascia ionica, alla nostra zona, si parla di Messina, si parla di Catania, oltre i luoghi come Pozzallo. Questa sera ci sono con noi due amiche che lavorano in questo campo. Una è Cettina Restuccia, che è un'assistente sociale, lavora con l'associazione Penelope e anche presidente dell'associazione Eva Luna Ollus, e hanno creato la cosiddetta rete generosa col comune di Gaggi, dove si occupano proprio di problemi legati alle questioni del maltrattamento delle donne. L'altra è una mediatrice culturale di lingua araba che si chiama Khadija Amzil, e anche lei naturalmente credo che sia in grado di darci delle risposte su come in effetti ci si rapporta con le persone che sono spaventate, che naturalmente risentono anche di difetti di comunicazione, di interazione con l'altro, e ci racconteranno la loro esperienza in questo campo. Tra Pozzallo e Augusta, dove con l'operazione Mare Nostrum vengono coattivamente portate tutte le imbarcazioni intercettate tra la Libia e la Sicilia, sbarcano circa 5.000 migranti alla settimana. Quindi una situazione che è veramente drammatica, anche e soprattutto per i migranti, ma anche per le forze di polizia e le forze praticamente dei volontari della protezione civile, della Croce Rossa, che devono fare in qualche modo fronte a questa situazione. Io quello che noto nella classe politica, che insomma in questo momento è al governo, è la sottovalutazione del problema, nel senso che sembra che sì, c'è l'emergenza, ma siamo quasi nella normalità. Non è la normalità.
stiamo assistendo a un assaggio di quello che sarà il periodo estivo. Già stanno cominciando finalmente, dico io, a smistare i migranti anche negli altri porti della Sicilia, ma dovrebbero fare di più, cioè dovrebbero spostarli ancora più su, perché qui stiamo saturando realmente le possibilità di accoglienza e di gestione umana di un fenomeno che non è contenibile. Perché noi siamo testimoni, noi siciliani siamo testimoni, gli italiani in generale, di come non si possano fermare le migrazioni né nel bacino del Mediterraneo né in nessun'altra parte della terra. Emigrare non è un reato, non lo può essere, non lo deve essere. Il problema dell'Europa in questo momento è semplicemente una semplice modifica di normativa, per cui si dovrebbe semplicemente fare in modo che i cittadini stranieri, gli immigrati che arrivano sulle nostre coste, non restino invischiati in un cavillo burocratico in cui noi italiani siamo bravissimi a costruire, che noi siamo proprio bravi a costruire. Il problema in questo momento per cui i nostri immigrati non possono spostarsi in Europa è dato dal fatto che per quanto riguarda la dichiarazione, la richiesta di asilo politico, appena un immigrato arriva sul territorio italiano, viene fotosegnalato, quindi prese le impronte, fatta la fotosegnalazione e richiede l'asilo politico, da quel momento in poi non può più spostarsi finché non viene ascoltato dalla commissione per i richiedenti asilo e finché non arrivano praticamente quindi la risposta di questa commissione. È logico che con questa mole di richieste le commissioni sono poche e quindi stanno collassando sul peso di queste domande. La cosa paradossale è anche quando viene concesso lo status di richiedente asilo, le persone non possono comunque rinnovare questo documento al di fuori dei confini nazionali. Quindi sta a significare che finalmente un immigrato riesce ad avere il permesso di soggiorno come richiedente asilo, non può ricongiungersi ai parenti all'estero, perché comunque sia, anche se dovesse riuscire ad arrivare nel paese dove vivono i propri parenti, dovrebbe comunque ogni volta che scade il permesso di soggiorno ritornare, non in Italia genericamente, nella questura dove ha avuto il primo permesso di soggiorno per rinnovarlo. Quindi un inghippo burocratico che è insormontabile. Questo spiega anche come mai moltissimi immigrati restano bloccati all'interno di Mineo, anche per anni, perché non riescono ad avere i tempi burocratici giusti per potersi spostare. Quali sono le regioni che si stanno facendo carico di questa situazione? Quali sono quelle che rispondono positivamente a questo tipo di problema, per esempio? Le regioni che stanno rispondendo maggiormente sono sicuramente la Lombardia e il Piemonte, ma perché più attive e più diciamo, pronte a fronteggiare questo genere di emergenze, ma anche tutte le altre regioni comunque sono più o meno coinvolte, perché le prefetture hanno emanato bandi per l'apertura delle strutture nel più breve tempo possibile. Anche qua la prefettura di Messina aveva richiesto agli enti locali di mettere a disposizione delle strutture e di individuare degli enti gestori. Noi, per quanto mi riguarda, ero io in prefettura l'ultima volta che sono andata e avevo detto che sul territorio ci sono fior fiori di strutture chiuse e attrezzate. Quindi praticamente avevo dato delle indicazioni rispetto a dei comuni del comprensorio, praticamente che avrebbero potuto barra voluto attivare questo genere di situazioni. Quindi è logico che si deve anche affrontare poi un problema sul territorio rispetto anche al dialogo con i propri concittadini, perché è anche vero che praticamente non tutti sono ben disposti ad accettare, perché finché li vediamo in televisione sono poverini, quando arrivano sui nostri territori non lo sappiamo benissimo. Perché abbiamo avuto diverse problematiche del genere sul territorio dei Giardini, non solo con gli immigrati, ma anche con, non solo di Giardini, ma di tutta la Valle Alcantara. Praticamente tutto ciò che è diverso e che arriva in quantità, non in piccole dosi, ma in quantità consistente, crea disordine, crea comunque
paura all'interno del proprio territorio. Quindi è anche questo da tenere in considerazione. E quindi molti penso che abbiano fatto anche questo tipo di considerazione nel non aprire le strutture a questo genere di accoglienza. Buonasera a tutti, io sono Khadija, come detto a Lisa, sono mediatrice, però prima di essere mediatrice sono immigrata. Sono venuta dal nord del Marocco, però la mia fortuna è stato un viaggio organizzato, non un viaggio di speranza. Sono arrivata in Italia dal 1996. Arrivata a Milano sono stata 2 anni, non sapendo parlare la lingua, non sapendo ecco dove mettere i piedi. Prima ho avuto un po' di paura per fare il primo passo, però ho detto ormai sono qua, ce la devo fare. Allora ho cominciato a lavorare e fare le scuole serale, ho imparato un po' l'italiano, poi mi ha aiutato anche il mio francese, ho imparato l'italiano. Poi dopo mi sono trasferita da Milano, sono venuta qua in Sicilia. Dopo che sono venuta in Sicilia ho vissuto la mia vita, diciamo, mi sono sposata, ho vissuto la mia vita normale con mia figlia. Poi un giorno mi è arrivata una lettera, è stata quella, diciamo, forse la mia partenza. Mi è arrivata la lettera scritta in arabo, siccome ero la prima araba lì a Santa Teresa. Allora è arrivata questa lettera scritta in arabo, siete invitati all'inaugurazione del primo centro che si occupa di stranieri, che si chiama Picchio. E sono andata, ero contenta, sono andata, ho Sempre detto, oh, voi. finalmente, finalmente c'è qualcuno, diciamo, che Sempre voi interessa, ecco. siete. E sono andata io a questo centro, c'era quella festa, ho visto la responsabile, che è Antonella Casablanca, la prima cosa, e io l'ho baciata, ho detto, finalmente, ha detto, c'è qualcuno che ci pensa a noi. Come mai sei passata dal nord e poi sei arrivata, cioè tu hai fatto un percorso inverso, Sì, è no? una bella E sei domanda, passata dal nord e vero? sei scesa giù al sud, è Lo particolare perché di solito si transita da qui e poi so, si va. verso là, ecco, la mia è stata un'altra, Poi hai parlato di un viaggio ecco, questo farsi organizzato, la millesima domanda che te che la siccome, fanno, certo, ecco, ma è curioso in sì, effetti. siccome quando sono arrivata allora a Milano c'era mia sorella che lavorava là. Ecco, quindi avevi un Allora, punto. mia sorella mi aveva fatto questo contratto di lavoro con alcuni amici suoi. Io lì in Marocco, diciamo, non ho mai pensato di migrare, però è stata un'opportunità, ho detto ci provo, perché Certo. no? 2 anni, con un contratto di lavoro di 2 anni. Allora, la storia inizia da qua, diciamo, l'arrivo in Sicilia, come sono quando ero a Milano, diciamo, il datore di lavoro, avevano la casa Taormina proprio qua. Ok, bene. Allora vengono loro, venivano qua di vacanza, io devo sempre vengo con loro per accompagnare la mamma, diciamo, anziana. Siamo venuti qualche 3 volte, allora la terza volta ho conosciuto mio marito. Quindi tuo marito è È siciliano. siciliano. Beh, è una bella storia alla fine, una storia Sì, come ce sì. ne Ecco, sono e tante. da là mi sono trovata da là in Sicilia. Questa si chiama integrazione a tutti Sì, gli effetti, sì, sì, direi io, sì, sì, no? sì. Invece il tuo lavoro come mediatrice culturale, cioè. Allora, diciamo, il mio lavoro ora con i nostri ragazzi che vengono tutti, sono tutti quasi maschi, ci sono quelli che vengono dal Marocco, quelli che vengono dalla Siria, però diciamo appena arrivati hanno quella paura di, non lo so, di come affrontare quando pa devono partire. E questi sono i domande, quando li devono fare i documenti, quando devono lavorare, quando. E poi hanno tutti questi, diciamo, accumuli di paura e non sanno come trasmetterli. Allora il mio ruolo è, diciamo, è qua. Io mi siedo con loro e cominciamo a discutere. Io li faccio non come un lavoro, come, ecco, un rapporto di amicizia, un rapporto. E cominciamo, uno racconta la sua storia, tu cominci, diciamo, a consigliarlo. Ricollegandomi a quello che ha detto il ministro Alfano e il governo, cioè che c'è l'idea di trasformare l'operazione Mare Nostrum in un'operazione europea.
quindi non solo italiana ma europea. Se venisse realizzata una cosa del genere, cosa cambierebbe nel concreto? Ok, 300.000 euro giornalieri dell'operazione Mare Nostrum sarebbero ripartiti con l'Europa. Il problema reale non è neanche l'operazione Mare Nostrum, il problema reale è il costo di ogni immigrato che sbarca sulle nostre coste e che una volta che è stato fotosegnalato e quindi identificato non può più uscire dal territorio nazionale per la legge in vigore. E allora, se l'operazione Mare Nostrum, oltre a essere semplicemente uno spartizione di somme, nel senso di dire una compartecipazione alle spese, diventa anche una compartecipazione all'accoglienza, e allora va bene. Cioè, siccome ne arrivano 1.000, a 50 l'uno ce li dividiamo tutti quanti, ok. Se deve restare un problema italiano, è un modo per lavarsi la coscienza all'Europa, non va bene. L'accoglienza va fatta, va garantita, deve essere dignitosa e deve essere però garantita per tutti a uguali condizioni in tutto il territorio europeo, se siamo un'unica Europa unita.